Comincerà ufficialmente mercoledì l'ottava edizione di Settembre Libri, kermesse di scena a Sarno. Tra gli ospiti di rilievo anche Pericle Odierna, vincitore del 60° Globo d'Oro, il premio conferito dalla stampa estera alle eccellenze cinematografiche italiane per la colonna sonora di Picciridda. Primo appuntamento con la professoressa Roberta Morosini, che presenterà il libro Mare Salato, il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio. Serata finale giovedì 30 settembre con lo spettacolo Musica e Poesia a cura dell'attore Antonio Izzo. L'evento vedrà anche un intervento del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. Siamo veramente felici, orgogliosi di, come dire, di presentare un cartellone di grande autorevolezza. Il cartellone, insomma, questa carrellata spazia, nel senso che c'è il romanzo, c'è il saggio. Presenteremo un catalogo delle opere di Anna Crescenzi dal titolo Prossima alle radici, per cui, insomma, come dire, è un grande viaggio, una grande avventura, una gran bella avventura. Carmine Mandola, che presenta una sua autobiografia. Carmine Mandola è un nostro sarnese che ha girato tutto il mondo e che presenta una sua autobiografia interessante. Mi sembra, ecco, che forse il tema che potremmo, come dire, assegnare a questa rassegna letteraria sia un tema molto 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 sentito, non soltanto in Europa ma anche in tutto il mondo, perché è il tema della libertà. E la libertà, diciamo, ha tante sfaccettature, quindi anche questa rassegna letteraria che si svolgerà nella nostra città, dal romanzo al saggio al catalogo artistico, e quindi le opere pittoriche e di scultura di Anna Crescenzi, alla biografia di Carmine Mandola, ai romanzi di Mattone e di Martino, cioè voglio dire, mi sembra che tocchi gli interessi culturali, la presenza di Pericle Odierna, musicista, mi sembra che sia una rassegna non soltanto letteraria, ma che possa racchiudere tutto ciò che è arte. È un foro culturale sicuramente di grande valore, è molto 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 bello, e a dire la verità ci stiamo attivando per organizzare delle manifestazioni che dureranno tutto l'anno. C'è un progetto in atto nel sottosetto di Villa Lanzara di presentare ogni mese le opere di artisti, sculture e pittura, e non solo sarnesi ma anche a livello nazionale. Ci stiamo organizzando per attivarci in tal senso, perché non c'è luogo più deputato di Villa Lanzara.